Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica, se non ci conosciamo. Se non ci conosciamo, ci conosciamo con un video che non faccio molto spesso, come quello dei preferiti, i bocciati. Non del periodo, ma nel tempo ho accumulato diversi bocciati. Uno dei primi è lei, la anticellulite body lotion di Sien, ma non per l'effettivo potere anticellulite. È proprio difficoltosa da spalmare, è molto densa, difficile da spalmarvi, quindi è quasi impossibile da spalmare. Faccio molto fatica ad utilizzarla. Fatemi sapere se l'avevate acquistata anche voi. Questa è di un po' di tempo fa, quindi. Poi uno scrub di L'Oreal e Vive Fit Clear Intensive, lo scrub in un minuto da fare pre shampoo. L'avevo acquistato su Amazon vedendo delle recensioni abbastanza positive, l'avevo voluto prendere. Il problema di questo scrub, adesso ho tagliato i capelli ma prima li avevo molto più lunghi, è difficile da sciacquare, rimane sempre qualcosa in mezzo ai capelli. Fa un effetto fresco grazie agli oli essenziali, quindi vi purifica un po' il cuoio capelluto, ma è difficile da sciacquare, non riuscite a sciacquarlo. O avete i capelli corti, cortissimi, tipo un taglio a caschetto un po' da maschio, molto molto corti, che fate presto a sciacquarlo, o questo è un po' difficile da sciacquare. Io l'ho dato qualche volta, poi l'ho accantonato come la crema perché sono proprio difficili da utilizzare. Questa, la Air Food Papaya Riparatrice di Garnier Fructis. Sapete che io amo quella alla banana. Quella alla banana è la migliore. Dovrei provarne altre, però quella alla banana è la migliore. Questa alla papaya fa poco e niente. Praticamente invece che riparare i capelli, ve li secca. Sentite i capelli più secchi, lascia solo profumo, che non permane come quello alla banana. Il profumo alla banana permane nel tempo, anche dopo che li avete asciugati. Invece questa non permane per niente, secca i capelli. Infatti la stavo riciclando come balsamo da rasatura, come dice la cara Annalisa Superstar. Però anche lei l'ha bocciata e, ahimè, sono d'accordo con lei. Sia come balsamo che come maschera non fa assolutamente niente. A me ha seccato tantissimo i capelli, lascia il profumo ma lo lascia per poco tempo, quindi lo devo riutilizzare come balsamo da rasatura, ma non ve la consiglio. Vi consiglio quella alla banana. Poi tre prodotti di Freshly, ahimè. Ultimamente avevo comprato qualche prodotto ingolosito dagli sconti, dalle recensioni positive. Il Hyaluronic Energy Body Serum di Freshly. Io per provarlo ho preso la mini taglia, praticamente la più piccola, travel size, da Pinalli. Adesso ho visto che li vendono anche in store. L'unico problema, cioè, ha un sacco di benefici perché dà sollievo alle gambe, rinfresca e va benissimo, poi è anche di facile assorbimento, si assorbe subito, quindi per il massaggio un po' più profondo non va benissimo. L'unica cosa che dura pochissimo. Io l'ho utilizzato solo dalle caviglie al sedere per 3-4 applicazioni, è già finito. E poi alla fine non riuscite a prenderla perché non riesce a prelevarla con il dosatore. Quindi questa parte qui
non riuscirò a prenderla. Sono rimasta molto delusa perché c'erano un sacco di review positive su di lui. Anche se prendo quello da 100, da 200, durerà sempre pochissimo. E non ha un costo proprio basso. Io l'ho preso scontato, però non hanno costi bassi. Io mi trovo meglio allora con il Cryogel Cellulite di Equilibra o il Gambe Leggere Gel di Equilibra, che c'è più prodotto, riuscite a massaggiarlo meglio e dà il solito effetto. Quindi io tra i due vi consiglio, almeno per la durata e anche per il prezzo, che è veramente un prezzo contenutissimo, in più per la reperibilità perché lo trovate un po' ovunque, il Cryogel Cellulite di Equilibra e il Gambe Leggere Gel sempre di Equilibra. Questo è stra sponsorizzato, stra amato, però secondo me dura troppo poco. Questo da 50 mi è durato 3-4 applicazioni, poi è finito. Fate voi. Altro super preferito, che lo declamano un po' in tantissimi, la Radiance Keratin Spray, sempre di Freshly Cosmetics. Secondo me, per quanto mi riguarda, è troppo pesante per i miei capelli. Devo imparare a dosarlo, perché li rende subito più appesantiti, più pesanti. Devo imparare assolutamente ad utilizzarlo. Questa non è una travel size, è l'unica taglia che c'è, è la sua taglia da 100 ml, però spruzzato così sui capelli bagnati umidi, li rende molto pesanti. Sono io che devo dosarlo meglio, perché ne straparano tutti bene. Io mi trovo meglio a sti punti con Yulberry di Mulac, che bastano poche gocce e i capelli sono favolosi. Quindi anche questo è un ni. Mi spiace perché avevo tante aspettative. Altro prodotto bocciato che con l'ordine ho potuto, con l'ordine che ho fatto direttamente dal sito, ho potuto scegliere un campione omaggio, che volendo questi campioni omaggio li potete comprare a pochissimo e vi danno la possibilità di provare il prodotto, perché come ho detto i prodotti di Flashing non hanno un costo basso. Io ho voluto provare la Zelike Radiance Face Treatment. È un siero per le imperfezioni, previene e cura un po' le imperfezioni. Si può applicare in pampa la mattina e la sera con un massaggio. È troppo secco. Io non ho una pelle secca, una pelle mista. Non vi dà tempo di spalmarlo che si asciuga. È veramente secchissimo. Forse per chi ha una pelle molto grassa, che produce molto più sebo, andrà bene. Per me no, perché è troppo secco. Meno male che ho scelto il campioncino per provarlo, perché stavo per comprarlo. Però se avete magari una pelle un po' più grassa, che è molto unta, molto oleosa, questo è perfetto perché vi asciuga subito tutto. Questi erano i bocciati che ho, in cui sono incappata col passare del tempo. Spero che il video vi sia piaciuto, è stato utile in qualche modo. Lasciate un like, un commentino qui sotto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!